wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers auch nur einer von uns atmen kann. Nella camera di sicurezza di una banca svizzera, dietro una parete di acciaio di 30 centimetri, c'è la storia del Terzo Reich dal punto di vista di Adolf Hitler. Ben pochi potevano sapere quello che Hitler aveva scritto minuziosamente nei suoi diari, i suoi pensieri, i suoi scopi politici, le maledizioni contro i suoi avversari, gli elogi per i suoi amici, la sua relazione con Eva Braun, i suoi fastidi all'intestino e la sua insonnia. Questi diari descrivono anche l'Hitler privato. Quest'uomo è stato giudicato unicamente attraverso la sua disastrosa politica. Nei pochissimi documenti ufficiali scritti a mano, i grafologi hanno cercato, con scarsi risultati, di capire il suo vero carattere. Ma com'era realmente Hitler come uomo? I pareri degli storici su questo argomento sono numerosissimi. Alcuni hanno visto in lui uno psicopatico avido di potere. Altri hanno descritto la storia catastrofica della sua ossessione razzistica del potere. I 60 fascicoli con migliaia di pagine scritte a mano, dal 1932 fino a pochi giorni prima del suo suicidio, nell'aprile del 1945, daranno nuove prospettive e nuove nozioni sulla persona di Hitler e sugli eventi storici di quegli anni. Nella sua camera da letto del bunker, come nella cancelleria di Berlino, egli annotava notte dopo notte i suoi pensieri personali sugli ultimi giorni della guerra, affidandoli a questo tesoro al quale poteva accedere solo lui. Mentre le bombe cadevano sempre più spesso su Berlino, Hitler pensava di dover seguire il consiglio del suo amico e segretario Bormann di lasciare la città. Egli sapeva che era solo questione di tempo, fin quando i russi avrebbero raggiunto la cancelleria a Berlino. Il 20 aprile 1945 Bormann scrisse nel suo diario: ordine di partenza per Salisburgo. Che cosa hai visto dei diari di Hitler? Che cosa conosci? Guarda, all'inizio di aprile un rappresentante di Stern mi ha telefonato, un uomo che conoscevo già, dicendomi di correre al più presto possibile a Zurigo, dove mi avrebbe fatto vedere dei documenti. Non poteva anticiparmi nulla al telefono. Io sono andato a Zurigo, ci siamo incontrati in un albergo e mi ha detto: adesso la devo accompagnare in banca. Io, naturalmente, non sapendo assolutamente per quale ragione, ero abbastanza perplesso. Sono stato portato in una banca di Zurigo, hanno aperto una sala, c'era un lungo tavolo ovale, su questo tavolo ovale c'era ammonticchiati 62 libri, so adesso che sono 62, allora per me era una montagna di carta, di libri neri. E c'erano il presidente della Grunenjahr, che è la grande casa editrice che pubblica Stern, c'era un avvocato, c'era il direttore di Stern. E mi hanno detto: questi sono i diari di Hitler. Naturalmente ho avuto un attimo di smarrimento, non riuscivo neanche in quel momento a capire, un po' di emozione l'ho provata, tutte le domande che possono venire in mente a un giornalista, come sono stati trovati, tutte le domande possibili le ho fatte e poi ho chiesto di vederli, me li hanno sfogliati, ho chiesto di vedere in particolare cose che riguardavano l'Italia, cercare di capire sul momento. Ecco. Riferimento alla vita italiana di allora. Ma io, guarda, ho chiesto in modo particolare tutto quello... tutte le pagine dei diari in cui si parla di Mussolini, quindi loro mi hanno detto: questo è un lavoro che ancora non abbiamo fatto, è un servizio che è in programma e verrà fatto da Stern più avanti, però nel frattempo incominciamo a guardare, mi dica lei una data, allora non so, 8 settembre che cosa si annotava Mussolini nei diari, oppure 25 luglio. Si annotava Hitler nei diari. Sì, di Hitler nei diari. E così
ho visto che ci sono diverse annotazioni, anche alcune come tono generale, il direttore di Stern, che l'aveva già letti, ampi stralci, viene fuori quello che si sa già, cioè che Hitler verso Mussolini all'inizio aveva una posizione di grande ammirazione, mentre sul finale della guerra, a parole dure, appunto lo chiama luogotenente a Roma, una persona della quale non mi posso più fidare, gli italiani sono dei vigliacchi, ci sono delle cose che valgono per quel che valgono, non è che storicamente cambino i rapporti. Perché hai deciso di pubblicarli? Ma ho deciso di pubblicarli perché è una scoperta che ha un valore sicuramente storico, da provare, sia che se sono veri, perché so che il dibattito adesso è sono veri questi diari o sono falsi, diciamo, se sono veri è sicuramente un contributo alla storia, non è che cambi la storia di quel periodo. Hitler sarà sempre quel dittatore nazista che è stato, i delitti che ha commesso non è che vengano cancellati da annotazioni su un diario personale, però sicuramente aiutano a capire meglio la personalità di un uomo che è così, è passato la storia ed è da molti punti di vista un mostro. Credo che leggendo quei diari venga fuori che l'immagine che il mostro che abbiamo noi del mostro non è necessariamente corrispondente a quella che... Ma come lui si vedeva, per esempio. Senti, come spieghi per esempio che i settimanali come Newsweek li hanno respinti o il Sunday Times, dopo averli poi anche pagati, per il momento ha soprasseduto alla pubblicazione? Ma secondo me bisogna perdere un minuto perché il problema è importante. Stern, quando si è mosso a livello internazionale, ha preso in Italia contatti con la Mondadori e con Panorama, in Francia con Paris Match, in Inghilterra con Sunday Times, in Spagna con Cambio 16, è andato in Giappone, hanno preso contatti con Time News. E per un certo momento le trattative sono andate avanti con tutti. Quando si è arrivati allo stretta finale, alla necessità di firmare questi accordi, dato che i rapporti erano chiaramente diversi, il valore di questi diari sul mercato americano è alto, sul mercato italiano è decisamente inferiore. Allora è nato un problema legale sottile ma difficile. Prima di tutto, questi diari Hitler non ha eredi, non appartengono di fatto a nessuno se non a chi li possiede, quindi il fatto di farli vedere o di distribuirli o di consentire dei giornalisti di vederli non impedisce poi a questi giornalisti di parlarne e di scriverne. È difficilissimo. Lo Stato di Baviera rivendica la proprietà, sì, dei diari. È vero, vedremo che cosa succede, ma non cambia la sostanza. La sostanza è che Stern temeva che firmando questi 10 contratti, diciamo, io li ho pagati 10 lire, pago una penale se escono in Italia prima della data stabilita internazionalmente di 5 lire. Ecco, però il danno che faccio a Time News, che li hanno pagati 1000 lire, è enorme. Quindi, secondo me, si è creato proprio un problema di diritti, per cui io sono convinto che Stern ha deciso all'ultimo momento di andare alla ricerca dell'accordo con un partner solo. È venuto meno l'accordo con Newsweek e Newsweek lo spiega. Secondo me l'autenticità è una facciata, è un modo elegante per dire e per giustificarsi di non essere intervenuti. La realtà vera però è che il sistema Stern, e su questo sono convinto anch'io che è un sistema sbagliato, il sistema Stern di dilungare la pubblicazione di questi diari per 18 mesi ha scoraggiato un settimanale come Newsweek, che è un settimanale di notizie, che non è abituato a fare le storie a puntate, e questa secondo me è la vera ragione finale per cui Newsweek è tornato indietro. Il Sunday Times ha pubblicato in contemporanea a Stern, anzi il giorno prima, perché Sunday Times la domenica, la puntata esatta che aveva Stern, era già negli impegni del Sunday Times, per quello che so io, di saltare 2 settimane e riprendere alla terza in modo da rimettersi in pari con il progetto di Stern. Trevor Roper, che è lo storico del Sunday Times, che ha detto questo materiale è autentico, poi pare essersi pentito, è un grande storico, però non si può neanche dimenticare che è membro del consiglio di amministrazione del Sunday Times, quindi qualche interesse personale o come di azienda lo deve avere, oltre che di storico. All'alba del 21 aprile partì un aereo Jute 325 con a bordo valigie, fascicoli segreti e le cassette di acciaio con dentro i diari di Hitler. Il pilota dell'aereo era Friedrich Gundelfinger. Schulze, Sie sind ja 5 Minuten. Signor Schulze, lei partì 5 minuti prima di Gundelfinger, anche lei in direzione di Obersalzberg, ma fece un atterraggio intermedio a Praga e lì chiese dove si fosse fermato Gundelfinger. Sì, mi informai alla torre di controllo e nessuno ne sapeva niente, nessun messaggio.
Gundelfinger avrebbe dovuto sorvolare Praga, e anch'io, ma il mio serbatoio di sinistra era in avaria e il destro era quasi vuoto. Quindi dovetti fare rifornimento a Praga. Con l'occasione andai subito alla torre di controllo per chiedere se Gundelfinger era passato. Era usanza chiedere informazioni su un altro pilota? No, no, non lo era. Ma dato che in quel periodo era molto pericoloso volare, tra l'altro non si poteva volare durante la notte, eravamo partiti alle 5 del mattino e Gundelfinger 5 minuti dopo di noi. E quindi ero preoccupato per la sua sorte. Sapeva che cosa trasportava l'aereo di Gundelfinger? No, non ne sapevo niente. Signor Bauer, quale fu la reazione nel bunker di Hitler quando giunse la notizia che l'aereo di Gundelfinger non era arrivato? Quando sapemmo che non c'era nessun messaggio che ne comunicava l'arrivo, provammo ad avere notizie. Ci fu comunicato che Gundelfinger era stato probabilmente dirottato a Colonia da aerei americani. Da allora non avemmo più nessun contatto con l'esterno. Pensammo si trattasse di una notizia falsa, e invece non lo era. Comunque ero obbligato a dirlo al Führer. Quindi andò da lui. Può raccontarmi cosa avvenne? Entrai da lui e dovetti dirgli che purtroppo un aereo era in ritardo oltre il previsto. Lui mi chiese di quale aereo si trattasse. Risposi che era quello del maggiore Gundelfinger, ma dato che si trattava di un vecchio lupo della Prima Guerra Mondiale, gli americani non avrebbero potuto facilmente obbligarlo a dirottare. Probabilmente era atterrato da qualche altra parte, ma non poteva avere contatti con noi, dato che i telefoni non funzionavano. Comunque, dissi che non temevo fosse successo qualche cosa di grave. Allora mi chiese se sull'aereo c'era anche un giovane inserviente da poco tempo con noi e io gli risposi sì, c'era anche lui. Hitler sbiancò in volto e disse: oh Dio mio, proprio quell'aereo. C'erano tutti i miei documenti personali che volevo tramandare al mondo. Se quell'aereo cadesse o si perdesse, per me sarebbe terribile. Io cercai di tranquillizzarlo. Gli ripetevo che Gundelfinger era una vecchia volpe, che non pensavo gli fosse successo qualche incidente e che probabilmente aveva dovuto fare un atterraggio di emergenza. Ma lui era visibilmente preoccupato. L'aereo con i documenti destinati al mondo futuro prendeva la sua rotta da Berlino via Pirna e già qui deviava un po' dalla rotta. A Börnersdorf, un piccolo centro vicino a Dresda, il volo finì. È tuttora inspiegabile. L'aereo cadde su una piccola foresta e bruciò quasi totalmente. A Monaco di Baviera abbiamo trovato il figlio di Gundelfinger. Signor Gundelfinger, quando seppe che l'aereo era caduto? Lo sapemmo quando mia madre ed io abitavamo a Ferlassen, nell'estate del 1948. E perché così tardi? Perché sua madre non si informò prima sulla sorte di suo padre? Mia madre si informò sulla sorte di mio padre. Ebbe anche contatti con altri piloti, ma questi la ignoravano. Nessuno ne sapeva niente. C'erano delle voci che alcuni piloti si erano recati in Spagna e poi in Sud America, e così mia madre sperò sempre che anche mio padre si trovasse là. Non pensava che lui fosse caduto. Mio padre era abituato, sia nell'aviazione civile che in quella del tempo di guerra, a volare molto basso. Sapeva che sarebbe partito più tardi degli altri e quindi volava a bassa quota per evitare probabili attacchi da parte di caccia americani o inglesi. Evidentemente è riuscito così a non essere intercettato. Quello che non poteva prevedere è che il motore sinistro avrebbe preso fuoco, come affermano le testimonianze oculari, e che l'ala sinistra si sarebbe staccata dall'aereo. Il motore volò via. Evidentemente si accorse che l'aereo cominciava a bruciare e quindi tentò un atterraggio di fortuna. Ma con il motore in fiamme e un pezzo dell'ala sinistra staccata, l'aereo non fu più in grado di superare l'ultimo tratto di una piccola foresta.
e cadde. Signor Gundelfinger, lei seppe che sull'aereo si trovavano dei documenti molto importanti. Da chi? Mia madre lo seppe da altri piloti che erano nella stessa squadriglia di mio padre e anche da amici del comandante Bauer. Sapemmo che nell'aereo di mio padre dovevano esserci dei documenti molto importanti per il quartier generale. A me fu detto solo che nelle vicinanze c'era un contingente militare tedesco che circondò il luogo dell'incidente e prese tutto ciò che si trovava sull'aereo. Dei 4 membri dell'equipaggio e dei 7 passeggeri, 2 soli sopravvissero, il mitragliere e un soldato della scorta, ma morirono 2 giorni dopo a Gottleuba in un ospedale militare. Vicino al luogo della caduta dell'aereo, in un piccolo cimitero di Bernersdorf, ancora oggi vi sono le tombe delle vittime. Ciò che era rimasto dell'aereo e del suo carico venne raccolto da contadini e messo in salvo da una unità militare. I documenti diari di Hitler non bruciarono. Così dice Gerd Heidemann, il giornalista amburghese dello Stern. Fu lui a ritrovare questi documenti. Come è riuscito a entrare in possesso dei diari? Più o meno 10 anni fa ho avuto la fortuna di comprare lo yacht di Hermann Göring. Avevo appena ottenuto la patente per barca a motore. E un collega dello Stern mi disse: avrei una barca per te, ma è un po' troppo grande. E io gli dissi: posso almeno andarla a vedere? Così vidi questo yacht che Hermann Göring aveva fatto costruire ad Amburgo nel 1937 e che dopo la guerra venne regalato da Montgomery alla regina d'Inghilterra e che portò per diversi anni il nome di Principe Charles. In seguito la regina lo restituì alla signora Göring. Io l'ho comprato anche perché lo consideravo un affare. Volevo rinnovarlo e poi rivenderlo. Molti generali e ufficiali del Terzo Reich vollero visitare lo yacht. Io li ho avuti come ospiti a bordo, così sono venuto a sapere sempre di più sul Terzo Reich. Prima non mi ero mai interessato a questa materia, ma comprai dei libri e mi informai per poterne discutere con questi signori. Mi accorsi però che molte cose erano ancora oscure. Pensai quindi di cercare documenti importanti che rivelassero cose che alla fine della guerra erano rimaste nascoste, come sanno tutti, anche i nostri storici, pur se non si sono mai preoccupati della ricerca. Aveva delle notizie sul contenuto di questi documenti, su ciò che poteva esservi scritto? No, no, all'inizio no, non sapevo che cosa potevo trovare. Allora partii per il Sud America con il generale Wolf per trovare i nazisti più importanti. In Cile viveva Walter Rauf, capo della polizia di sicurezza di Milano, Torino e Genova. E Barbie, del quale si parla oggi per la sua estradizione in Francia. In Argentina c'erano molti capi dell'ENS. Io personalmente cercavo Mengele ed ero sempre sulle tracce di Bormann. Dicevano che Bormann era morto a Berlino, ma io avevo degli indizi che viveva ancora. Quindi volevo seguire quella pista. Senza l'aiuto del generale dell'SS Karl Wolf, il giornalista dello Stern non sarebbe riuscito a ritrovare i capi nazisti nascosti. Io potevo in molti casi aprire delle porte, grazie alla stima che i miei camerati emigrati avevano per me. Loro sapevano che io non li avrei mai denunciati.
Ma una volta aperte queste porte, entrava in gioco l'abilità del giornalista. Ich habe ihm also die Türe aufmachen können und dann begann sein Fähigkeit ist natürlich. Naturalmente va a suo merito il fatto di aver interrogato quelle persone e di avere ottenuto dei risultati positivi. Hier also zu festen und sehr positiven Ergebnissen zu bringen. È riuscito anche a trovare dei depositi di documenti tramite il contatto con quei capi dell'NS? Sì, naturalmente. Essi mi davano fiducia perché mi conoscevano da tanto tempo. Dal cosiddetto tempo di battaglia, dal periodo della presa del potere, prima del 33, sia nel partito che nel gruppo di SS a Monaco, dove ero molto attivo. Una fiducia che in generale non davano a giornalisti sconosciuti, perché avevano avuto delle brutte esperienze. In questo caso quel pericolo per loro non esisteva. Signor Heidemann, da chi o da che cosa ha avuto per la prima volta l'indizio che esistevano dei diari di Hitler? Inizialmente non sapevo niente dei diari, solo di un documento per il mondo futuro. Questo mi aveva detto il capo della squadriglia del Führer, generale Bauer, che l'aereo caduto aveva a bordo dei documenti. E io ho fatto quello che secondo me ogni storico avrebbe potuto fare. Ho telefonato all'ufficio informazioni delle forze armate, che oggi si chiama ufficio informazioni per i congiunti di caduti delle forze armate tedesche. Ho chiesto quando e dove il pilota, maggiore Friedrich Gundelfinger, era stato dichiarato morto. 5 minuti più tardi mi hanno risposto che il comune di Bernesdorf, nell'Ostersgebirge, aveva scritto nel 1946 che in quel posto era caduto l'aereo pilotato da Gundelfinger e che lì avevano sepolto le vittime. Seguendo questo indizio, colsi l'occasione di andare lì con il mio collega Walde, che doveva recarsi nella Germania orientale per lavoro. E ho saputo dai contadini che molti documenti erano stati messi in salvo da un contingente militare tedesco e depositati per un certo periodo in alcune stalle, prima di essere trasferiti all'Ovest. Questo significa che questi libri sono stati trasferiti in Occidente dalla attuale Germania Est? No, erano stati messi in salvo dai russi che erano stati per pochi giorni in quella località. I documenti dovevano essere messi in salvo. Le è riuscito di scoprire i nomi dei militari tedeschi che nascosero i documenti? Sono loro che l'hanno informata? Di questo non voglio parlare. I documenti messi in salvo per impedire che i russi se ne impadronissero furono depositati in uno o in più posti? Anche di questo non vorrei parlare. È molto improbabile, naturalmente, che qualcuno in possesso di un così grande valore storico e materiale lo abbia tenuto nascosto per così tanto tempo. Per quale motivo i suoi informatori hanno lasciato nascosti questi libri così a lungo, quasi per 40 anni? Non avevano motivo di pubblicizzarli perché si sarebbero esposti, cioè avrebbero dovuto dire i loro nomi. Solo per il fatto di averli potuti convincere che non avrei mai detto i loro nomi, mi hanno permesso di avere questi documenti. Ma pubblicizzandoli, non mette in pericolo i suoi informatori? Io pubblicizzo solo i libri, non i miei informatori. Non li metto in pericolo perché non dico i loro nomi. Ma si trattava di un grosso contingente militare, probabilmente esistono... Era un piccolo contingente. Anche un piccolo contingente ha almeno 10-15 soldati. Dei quali, in 37 anni, molti sono morti. Ma mentre erano ancora vivi, potevano informare altra gente del loro sensazionale ritrovamento. Com'è possibile tacere così a lungo senza la tentazione di ricavarne denaro? Non si trattava di giornalisti, non avevano scopo di lucro. Signor Heidemann, questa è una scoperta storica molto importante. Lei deve per forza fornire i nomi dei suoi informatori per ottenere credibilità garantendo la provenienza di questi documenti. Solo così può farlo.
Io non tradirò mai i miei informatori. Li abbiamo sempre protetti e lo faremo anche in futuro. Ora dovranno gli esperti decidere se il materiale è vero o falso. Questo non ha niente a che fare con gli informatori o con il luogo dove i documenti sono stati fino ad ora. È strano che proprio nel 50° anniversario della presa del potere da parte di Hitler questi libri vengano fuori. Se uno li interpreta bene, potrebbero aiutare a rivedere il pensiero storico. Non credi che l'occasione sia stata usata come mezzo per pubblicizzare questi libri? Prima di tutto io ho cercato per alcuni anni di convincere queste persone a darmi i libri. Avrebbero potuto farlo il 30 gennaio 1983, era il 50° anniversario della presa del potere. Oggi siamo già alla metà, anzi alla fine di aprile, e finalmente mi è stato possibile ricevere da loro gli ultimi libri. Quindi quelle persone non avevano quell'interesse né quella data nella testa. Io ho dovuto convincerli a lasciarmi pubblicizzare finalmente questi diari. I diari sono in uno stato notevolmente buono. Erano conservati in una cassetta di sicurezza di una banca? O in un'abitazione, in una cantina, in un solaio? Non lo so di preciso. E anche se lo sapessi, non lo direi, perché fa parte delle promesse fatte ai miei informatori. Se io le dicessi dove sono stati conservati, lei potrebbe trarre delle conclusioni. Quello che non capisco è perché i suoi informatori verrebbero messi in pericolo. Lei ci dà solo del materiale che per caso è riuscito ad avere. Nessuno li metterebbe in pericolo. Non vedo perché lo sarebbero. Io ho dato la parola di non rivelarne i nomi. Noi proteggiamo sempre gli informatori. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo anche in futuro. Le promesse date le manteniamo. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Befehl. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns. Unsere Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Sulla vita privata di Hitler abbiamo il racconto del suo cameriere, Heinz Linge. Il Führer lavorava di notte. La mattina, verso le 7, 7:30, si deponevano i messaggi su uno sgabello davanti alla sua stanza. Quando si svegliava, li prendeva e li leggeva a letto, anche i giornali. In tempo di pace si alzava di solito verso le 10, si vestiva e si radeva da solo e poi faceva colazione. Poi gli veniva comunicato il programma della giornata. O gli dicevo io chi sarebbe venuto, chi era atteso, oppure ci pensavano aiutante. Quindi leggeva di nuovo la stampa o i dispacci giunti nel frattempo. Infine scendeva nella sala di rappresentanza e salutava gli eventuali ospiti. Quando c'erano degli stranieri si recava nella nuova cancelleria del Reich. Verso l'1, 1:30, gli invitati si erano riuniti nella camera da pranzo o nel fumoir. Allora il Führer andava a tavola. Seguiva sempre una dieta, vale a dire verdure o un piatto unico. Se non c'erano visitatori, il pomeriggio si riposava. Durante gli anni di pace i commensali di solito erano S, Goebbels e personaggi del genere, con i quali il Führer si intratteneva e discuteva nel giardino d'inverno. Poi si ritirava e a volte si coricava. Il pomeriggio e fino a sera aveva altri colloqui. C'erano nuovi commensali a cena, diciamo da 6 a 10. Dopo ci si intratteneva o si guardava un film, in ogni caso i cinegiornali. Poi si passava nel salotto dove si conversava. Spesso c'era anche il ministro Speer che mostrava al Führer certi suoi disegni di edifici. Che cosa le fa essere così sicuro che questi libri siano veri e che non siano un falso? Primo, perché a parte i libri ho trovato altri documenti del regime. Secondo, perché abbiamo dato questi libri ai più noti esperti del mondo. Non è stata solo verificata la scrittura, ma anche la carta e l'inchiostro e lo sviluppo della scrittura col passare degli anni. Cosa si può fare di più?
alcuni manoscritti originali del diario sono stati dati all'archivio federale di Coblenza per un esame. L'archivio ha chiesto degli esperti dell'ufficio criminale federale un giudizio e una testimonianza. Il paragrafo 5 dice testualmente: non sono state stabilite caratteristiche negative circa l'autenticità di questi scritti, neanche della firma di Adolf Hitler. Poco prima della sua morte, l'esperto grafologo di fama internazionale, il dottor Max Frei Sulzer, dichiarava: non c'è dubbio che questi due documenti sono stati scritti personalmente da Adolf Hitler. È stato interpellato il più rinomato grafologo statunitense Ordway Hilton, quello che scoprì la falsificazione del testamento del miliardario Howard Hughes. Come è riuscito ad avere in mano un campione della vera scrittura di Hitler? Beh, non avrei potuto affermare nulla di preciso senza avere prima qualcosa scritta sicuramente di pugno da Hitler. Solo confrontando tale scrittura con quella dei documenti che mi sono stati portati in esame, avrei potuto dare una risposta definitiva. Dopo aver fatto tale confronto ed avere constatato che la scrittura del documento autentico e quella dei documenti in questione erano identiche, sono arrivato alla mia conclusione. E precisamente che i documenti portatimi in visione sono stati certamente stilati da Hitler in persona. Se lei fosse chiamato a testimoniare in tribunale che questa è la vera scrittura di Hitler, quale sarebbe la sua dichiarazione ai giudici? Io dichiarerei che, a mio parere, si tratta della sua autentica calligrafia. Questa è stata la conclusione della mia perizia e questo è quello che confermerei a chiunque, anche ai giudici. Bisogna comportarsi così in questo mestiere. Dire nella relazione conclusiva esattamente ciò che si direbbe in giudizio sul banco dei testimoni. Vorrei farvi ascoltare una telefonata con Eugenio Dolman, colonnello delle SS e interprete nei vari incontri che Hitler ebbe con il nostro duce. Dottor Dolman, lei vide Hitler il giorno dopo l'attentato del 25 luglio 1944 nella tana del Lupo. In che condizioni era? Fisicamente molto tosto, ma spiritualmente perfettamente a posto. Pensa che dopo 3 o 4 giorni poteva essere in grado di scrivere su un quaderno i suoi pensieri? Non credo. Perché il braccio destro era molto tremavo dopo l'attentato dove era ferita con la bomba. Non credo che poteva scrivere dopo. Non sono medico, ma non direi di no. Ha mai saputo dell'esistenza di un possibile diario? Mai sentito. Da nessuna parte, né dai tanti, tutti i miei amici e anche dell'entourage di Hitler hanno mai accennato a una possibilità del genere. Linge, il cameriere, dice che Hitler si chiudeva tutta la notte a lavorare. Parlava tutta la notte con la sua entourage, con i suoi amici di partito o anche con Eva Braun, ma non lavorava fino alle 4 di mattina altro che parlare. Dopo alle 4 andava a letto alle 5 e poteva dormire ma non scrivere. Non credo assolutamente. Quindi lei esclude che in quel tempo lui si dedicasse ad annotare i suoi pensieri o quello che gli era accaduto? Ma tutto è possibile in questa circostanza di questo diario, ma non lo credo. Crede che Hess fosse d'accordo col Führer nel tentare un volo di pace, una trattativa con gli inglesi? Questo lo so da altra parte e da altri amici, non ha niente da fare con i diari. Io ho sempre saputo che Hitler metteva al corrente Hess del viaggio e gli amici di Hess venivano al corrente di Führer per quello che voleva fare e parlare a Londra.
Quindi lei non crede che Hess fosse d'accordo con Hitler nel tentare di agganciare gli inglesi per proporre la pace? Certamente voleva farlo, era sicuro. Hitler attendeva che Hess arrivasse a Churchill e all'entourage di Churchill per provare un tentativo di pace fra l'Inghilterra e la Germania nazista. Questo era il grande desiderio di Hitler. Allora il volo era stato progettato assieme? Indirettamente sì, direttamente no. Cioè, tutto il viaggio era tutta roba di Hess, questo era un grandissimo segreto. I preparativi del viaggio, l'atterraggio a Londra, eccetera, eccetera, era tutto un segreto di Hess. Hitler sapeva solamente, dava solamente in linea massimo il suo consenso al progetto. Lei pensa che Hess sia matto? No, 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 è vecchio. A 90 anni adesso ha avuto, non è matto ancora affatto, allora non era affatto matto mai. Era un uomo modesto, non di gran genio, non di gran spirito, ma assolutamente mai matto. Quindi lui potrebbe dire oggi, confermare o meno, se era d'accordo con Hitler? Credo di sì, ma oramai un permesso da parte degli alleati. È vero che Hitler non aveva considerazione per i suoi vari generali e che... solamente per vari generali, anche per molti gerarchi suoi. E rispettava solo Bormann? Oh, negli ultimi anni. Prima Bormann era un bel nulla. Dopo l'attentato Bormann è diventato molto potente, anzi omnipotente. Ma prima no. Prima Bormann era secondo e terzo grado. Qual è il suo pensiero sui diari? Io personalmente non posso dire né di sì né di no, posso solamente dire che io conosco molto bene quel giornalista Heidemann, che ha esperto tutti questi diari. Io ho lavorato con lui anche anni per un certo giornale inglese, ma questo Heidemann non è un giornalista sensazionale, ma è corretto, coraggioso ed intelligente, e non credo che avrebbe fatto una cosa completamente inventata. Chi potrebbe aver avuto interesse a falsificarli? Ah, se veramente sono falsificati sarebbe solamente la parte orientale. In passato aveva mai sentito parlare di manoscritti inediti di Hitler? No, mai sentito. Questa è la prima volta che lo sento. Neanche nei discorsi con Mussolini o con i gerarchi italiani, nelle varie cose insieme, sono stato già presente, non è mai attaccato il discorso su questo tema. Sembra che Hitler, a giudicare dalle prime indiscrezioni, disprezzasse Mussolini. Lei invece, nei vari colloqui che abbiamo avuto, sostiene che quasi quasi lo amava. Quasi quasi lo amava, era un'amicizia, secondo me, forse l'unica amicizia sincera da parte di Hitler. Da Mussolini non lo so perfettamente, ma da Hitler veramente, almeno in questo modo, era sempre sincero, stimava moltissimo Mussolini e voleva che essere trattato sempre con molta correzione, molto discretamente, molto come una volta. Sempre mi ha raccomandato tutto Mussolini, sempre, fino all'ultimo momento. Grazie. Lo storico inglese Hugh Trevor Roper, che adesso porta il titolo di Lord Dacre, si è occupato intensamente della storia del Terzo Reich sin dal primo dopoguerra. Egli conosce molto bene la calligrafia di Hitler. Well, when I came to see them, I was... Devo ammettere che ero scettico, molto scettico, quando sono arrivato a Zurigo. Anzi, già da prima di arrivare a Zurigo, qualcuno mi aveva detto o scritto che esistevano dei diari di Hitler. Quello che si sapeva, però, è che Hitler aveva scritto a mano molto poco dalla presa del potere nel 1933. Si affermava inoltre che egli avesse difficoltà a scrivere a mano. Così il pensiero di avere davanti i diari scritti a mano da Hitler dopo il 1933 mi ha fatto sorgere molti dubbi. Esistevano molte falsificazioni che sul mercato nero ottenevano prezzi altissimi.
Quando poi vidi questi diari, mi sorprese già il fatto della grande quantità del materiale e mi accorsi subito che non poteva trattarsi di falsificazioni. Naturalmente ognuno può falsificare un documento, ma un documento storico di quelle dimensioni è molto difficile da falsificare. Più si falsifica, più diventa grande il pericolo che il falso venga scoperto. Un'opera come quella di 60 volumi, che ho visto e di cui ho verificato il carattere storico, gli elementi burocratici, le attestazioni firmate da Bormann, le istruzioni date a Julius Schaub per Paula Hitler nel caso della sua morte. Tutto questo portava il timbro dell'autenticità assoluta. Quando ho visionato questi volumi, sono stato completamente convinto della loro autenticità. Il professor Gerhard Weinberg, dell'Università del North Carolina, è uno dei più noti specialisti delle indagini sul Terzo Reich. Egli scoprì un testamento di Hitler e il cosiddetto secondo libro del dittatore, il seguito del Mein Kampf. Professor Weinberg, lei è anche un esperto della calligrafia di Hitler. Che cosa ci può dire circa quella dei libri da lei esaminati? Bene, devo dire che ho identificato molti scritti di Hitler e degli appunti scritti a mano da lui per i suoi discorsi nella biblioteca del Congresso di Washington, nonché il suo testamento. Quindi conosco molto bene il materiale autografo di Hitler, che ho esaminato per anni. Sarebbe possibile, a suo parere, falsificare, come in questo caso, centinaia, migliaia di pagine con la scrittura di Hitler? Beh, devo confessare che ero molto scettico venendo in Europa e che ho ancora molti dubbi, e ci ripenso e scuoto la testa dicendomi che tutto mi sembra poco convincente. D'altra parte rimane l'enigma della possibile falsificazione di una così grande quantità di materiale, quando si tratta di materiale scritto a mano. Non parlo di documenti scritti a macchina, un'operazione quasi inimmaginabile. Sono rimasto molto sorpreso quando ho visto il materiale. L'ipotesi di una falsificazione è ancora più improbabile per il fatto che ci sono centinaia di pagine firmate da Hitler. La falsificazione di una firma si scopre facilmente. A noi è stato promesso che questo materiale, dopo la verifica, verrà depositato nell'Archivio federale di Coblenza. L'Archivio federale di Coblenza è un istituto molto rispettabile e rinomato, con dei collaboratori eccezionali che godono ovunque di grande stima. Questo significa che le persone che lavorano adesso su questo materiale, che preparano pubblicazioni e che scrivono articoli, lo fanno sapendo benissimo che prima o poi qualcuno sarà forse in grado di smascherarli.